Amiche, amici nerazzurri, ben ritrovati, torna Intercalling Women, un nuovo appuntamento, una nuova chiacchierata, come sempre, ovviamente tutta alla femminile. Le protagoniste di oggi, Roberta Dadda, difensore centrale della nostra prima squadra femminile dell'Inter, e Valentina Vezzali, pluricampionessa olimpica e mondiale di scherma. A voi, ragazze. Ciao Valentina, è un onore per me conoscerti, anche se tramite questo schermo, e benvenuta su Inter TV. Grazie Roberta, per me è un piacere essere qui con voi, con te, anche perché sono da sempre una tifosa interista ed è bello scoprire che l'Inter ha anche un'altra faccia che è quella del calcio femminile e che quindi anche il movimento femminile a livello sportivo calcistico c'è, esiste ed è forte e sicuramente sarà all'altezza della squadra maschile. Grazie mille. E allora, visto che so che sei un interista, da dove nasce questa passione per i colori nerazzurri? Ma nasce da praticamente i genitori dei miei genitori. E il papà di mia mamma era tifosissimo dell'Inter e ricordo che una volta che portai mia mamma a vedere dopo le Olimpiadi del 2004, insomma una delle tante Olimpiadi che ho fatto, una partita dell'Inter, mia mamma fermò il presidente dell'Inter, Facchetti, e iniziò a parlare con lui dicendo: "Ma io mi ricordo quando era giocatore". Io sono riuscita a fermarlo un attimino e ho detto: "Mamma, ma che stai dicendo?". Insomma, quindi è stata una tradizione di famiglia ereditata e che ho trasmesso fortunatamente anche ai miei figli Pietro e Andrea. Infatti andate anche allo stadio, cioè andavate prima di questo Covid, seguivate l'Inter allo stadio? Ma è capitato di seguire le partite, purtroppo non sempre riesco a portarle. L'ultima partita dell'Inter è stata Inter-Cagliari, credo, un anno e mezzo fa, e a breve comunque Pietro avrebbe voluto andarsi a vedere una bella partita, tipo un Inter-Milan, un bel derby, però purtroppo, insomma, per motivi che tutti conosciamo siamo stati tutti bloccati, ma pazienza, tutto riprenderà. Sì, dai, speriamo che si possa al più presto tornare allo stadio. È un ricordo invece che ti lega un po' all'Inter, un ricordo che hai di qualche partito, comunque visto che sono i 10 anni del triplete. Ma guarda, io sono particolarmente legata all'Inter, ancora di più da quando uno iesino illustre l'ha presa al comando e l'ha portata a rivincere lo scudetto dopo tanti anni. Quindi Roberto Mancini è di Iesi, quindi io sono un'interista manciniana, sono davvero orgogliosa che adesso sia commissario tecnico della nazionale assoluta quello è stato un bel periodo, anche perché purtroppo da interista per anni mi hanno preso in giro dicendo: "Ma scusa, ma tu che vinci sempre non puoi essere interista, devi essere juventina". Ho detto: "No, nel bene e nel male la fede calcistica non si tralascia mai". E quindi diciamo che da Mancini, che ha riportato a rivincere l'Inter, poi c'è stato Mourinho, quel periodo è stato davvero fantastico ed incredibile. Bene, e invece passando a quella che invece poi è la tua passione, è diventato poi il tuo lavoro, volevo sapere se c'era un ricordo in particolare della tua carriera che ricordi con grande entusiasmo e se c'è un rimpianto, insomma. Ma la mia carriera è durata per ben 36 anni, dall'età di 6 anni fino a 42 anni che ho preso il fioretto al chiodo. Diciamo che è stata una carriera ricca, intensa, dove mi sono sempre messa in discussione e mi sono sempre posta di volta in volta nuovi obiettivi da raggiungere. E quando c'hai quel fuoco dentro, e dovresti saperne qualcosa anche tu, perché fra mille sacrifici, se ci si continua ad allenare e ci si continua a mettere in gioco, significa che si
si sente questa passione dentro e a volte ti porta veramente ad andare oltre i limiti ed è bellissimo capire che questi limiti si possano superare. Io ho tantissimi ricordi, fortunatamente, nella mia carriera, belli e brutti, si vince, si perde e quello che posso dire è che se non ci fossero le sconfitte, sicuramente poi non si apprezzerebbero le vittorie e diventerebbe tutto normale. Invece no, quando perdi e poi ti riconquisti, quello che hai perso è davvero fantastico, unico. Bello vincere individualmente, ma bello vincere anche insieme alle tue compagne, che è difficile gestire, ma bello. E quindi credo che sei fortunatissima a fare uno sport di squadra. Fra l'altro il padre dei miei figli ha allenato anche la Jesina, la squadra femminile di Jesi, portandola anche in Serie A per la prima volta nella storia della società Jesina. Purtroppo sono rimasta in Serie A solo un anno, però ho potuto conoscere da vicino il mondo del calcio femminile, un mondo fatto di sacrifici, anche perché a differenza del calcio maschile, purtroppo le ragazze lavorano e si allenano in tardo pomeriggio, fra mille sacrifici, con la stanchezza alle spalle, ma nonostante questo hanno fatto una stagione davvero fantastica e veramente devo farvi i complimenti perché ho avuto modo di conoscere questo vostro fantastico mondo. Grazie, sì, mi ricordo, io ho giocato, ero a Brescia quando siamo andati a giocare a Jesi e ricordo appunto quando la Jesi era in Serie A. Come dici tu, sì, ci sono tanti sacrifici, e non siamo dilettanti, purtroppo non siamo ancora professioniste, quindi questo è un po' un problema, diciamo, perché bisogna, come hai detto, lavorare, nello stesso tempo allenarsi, giocare ad alti livelli. E non è sempre facile. Adesso stanno nascendo queste nuove realtà con squadre maschili alle spalle, per cui sta diventando un po' più semplice. Stiamo combattendo perché appunto possiamo diventare anche noi delle professioniste e quindi poter fare questo sport come un lavoro. Ma guarda, io sono della massima convinzione che se una cosa si vuole fare, si può fare, quindi bisogna mantenere viva l'attenzione su questa problematica e io credo che i tempi siano maturi e che sicuramente lo sport femminile in questo momento nella nostra Italia sta venendo anche fuori, anche perché se ci fai caso in tutti i vari sport forse vinciamo di più al femminile che al maschile e noi femmine quando ci mettiamo in testa una cosa siamo molto determinate, testarde e andiamo avanti per la nostra qualità, natura, multitasking, riusciamo a lavorare, gestire la famiglia, fare figli e lo stesso prenderci, non rinunciare ad avere soddisfazioni nel nostro mondo che è quello dello sport. Sì, sì, esatto, è proprio così. E invece una curiosità, ritornando un po' a quella che è stata la tua infanzia e questa scelta di fare questo sport che è capitata per caso, insomma, però poi non è stato un caso, direi. Ma io sono molto fatalista, quindi credo nel destino, sono nata a Jesi, quindi al posto giusto, al momento giusto, accompagnando mia sorella in palestra un giorno, perché poi fondamentalmente è mia sorella, 5 anni più grande di me, che si è trovata a fare questa decisione. Lei praticava nuoto e io avrei dovuto fare nuoto e un giorno una sua amichetta ha iniziato un corso estivo di scherma. Questa amichetta poi per me ha avuto un ruolo determinante nella carriera, Giovanna Trillini, e decise di fare sia scherma che nuoto, tenendo nascosto al maestro Triccoli, il grandissimo fondatore di questa scherma Jesina, e
che faceva nuoto, Triccoli scoprì che faceva nuoto perché era anche brava e lei scelse fra scherma e nuoto, scherma. Mio papà non sapeva neanche cosa fosse la scherma, una cosa con le spade, maschere, tutta divisa bianca, insomma particolare, e poi è diventato il primo tifoso di mia sorella e poi mio. E maestro Triccoli ha imparato la scherma nei campi di concentramento in Sudafrica, in un campo di prigionia inglese durante la Seconda Guerra Mondiale. All'epoca in questo campo di prigionia inglese facevano scherma con le canne di bambù, è stato un innovatore e in una città di appena 40.000 abitanti, perché Jesi è molto piccola, è riuscito a creare ben quattro campioni olimpici differenti, Cerioni nell'84, Giovanna Trillini, io, Elisa Di Francisca, e nonostante sia scomparso nel 96, la scherma jesina continua ad andare avanti e ad ogni Olimpiade porta a casa una medaglia d'oro. Che bella questa storia. Che poi ero proprio un signore di altri tempi, austero, davamo del lei al maestro Triccoli una impostazione molto rigida che puntava tantissimo sulla tecnica, che riusciva a tirar fuori da ogni atleta, anche quello più negato verso la scherma, le sue qualità e a portarlo ad ottimi livelli. Poi il talento è riuscito a portarlo a vincere delle Olimpiadi e soprattutto un grandissimo educatore, ci ha insegnato i valori dello sport, le regole, il rispetto delle regole, non mollare mai, porsi sempre degli obiettivi e lavorare con impegno e serietà e soprattutto portare rispetto all'avversario, e credo che sia una cosa fondamentale, perché poi si può vincere, si può perdere. Molto spesso i miei avversari dicevano che non sapevo perdere perché quando perdevo piangevo. Lacrime di pianto, lacrime, ma lacrime proprio giorni, giorni e giorni, però era il mio modo per tirar fuori l'amarezza e la sconfitta, ma comunque l'avversario l'ho sempre rispettato e al termine dell'incontro ho sempre stretto, sia nella vittoria che nella sconfitta, la mano all'avversario. Tua sorella ti ha accompagnato in quello che era il tuo percorso e fortunatamente invece per me, mio fratello mi ha fatto scoprire questo sport perché giocavamo sempre a casa, in casa con lui e quindi da lì io mi sono appassionata a questo sport che penso sia stato un po' innato in me, nel senso che non era così semplice che una ragazza si avvicinasse a uno sport praticamente quasi maschile ai tempi, invece oggi è cambiato molto e per fortuna ci sono tante bambine che si sono avvicinate a questo sport. Per cui penso che un po' il percorso che fai fin da bambino è quello che poi ti porta anche a quello che sarà il tuo futuro, insomma. Anche perché anch'io ho praticato altri sport all'inizio come ginnastica artistica, ma non faceva per me il nuoto, l'ho fatto per tanti anni. Ma senti, ma una domanda, quando hai capito qual era il tuo ruolo? Cioè, ti piace segnare, ti piace più difendere, ti piace buttare giù l'avversario, anche perché, ripeto, il padre di mia figlia ha giocato una vita fra la Serie B e la Serie C, quindi ne ho visto un po', il mediano è quello che interrompe, che butta giù e ricostruisce, poi c'è l'attaccante, il difensore, il portiere, insomma, i ruoli non sono così semplici da definire. No, infatti tant'è che io ho iniziato con un ruolo completamente diverso da quello che ho oggi, nel senso che sono partita a fare il trequartista per poi scendere sempre più indietro verso il portiere facendo il centrocampista e poi arrivando a fare prima il terzino e poi il difensore centrale. Quindi sì, ho girato un po' tutti i ruoli e devo dire ogni ruolo è stato bello, nel senso che ho imparato qualcosa dal ruolo che ho praticato e soprattutto cioè facendo più ruoli riesci anche a imparare di più quello che poi facendo il difensore sarà la mossa di un attaccante. Quindi quello mi è servito per imparare ancora di più il ruolo da difensore che poi faccio tutt'oggi. E una domanda, la scherma è uno sport individuale, ma anche di squadra, e nel mio mondo diciamo che è vincente, noi del Fioretto Femminile, la mia disciplina,
siamo considerate il Dream Team. Io ho fatto parte di tanti Dream Team con tante componenti e siamo stati sempre vincenti. E io quando ero ragazzina davanti a me avevo dei mostri sacri come Dorina Vaccaroni, che si sposò fra l'altro un calciatore del Milan, Manzo, e Giovanna Trillini, Margherita Zalaffi, Francesca Bortolozzi, Diana Biancheri, e io per me loro costituivano un punto di riferimento. E quindi l'influenza del leader nel nostro mondo è stata determinante per poi segnare il passaggio e farmi diventare il punto di riferimento delle generazioni che sono venute dopo. In uno sport di squadra, quando eri ragazzina tu avevi dei punti di riferimento importanti e ora sei tu, credo, un po' il punto di riferimento delle ragazzine. Com'è il tuo atteggiamento verso le ragazzine che si approcciano nel mondo del calcio, che comunque è uno sport di squadra dove giocate insieme in contemporanea, a differenza della scherma, dove comunque è una sorta di staffetta la gara a squadre, quindi non si gioca simultaneamente insieme. Sì, il calcio è uno sport di squadra, per cui penso che a differenza del vostro sport ci sono tante teste, insomma, da mettere insieme, però la cosa bella sono queste tante teste, nel senso che si possono condividere tantissimi momenti, sia belli che brutti, però hai una persona di fianco da poter aiutare o comunque essere aiutata nel momento in cui tu sei in difficoltà, per cui da lì nasce poi il legame che si crea all'interno della squadra, dove tutte remiamo verso un unico obiettivo, ed è la cosa più bella, perché tutte sappiamo che vogliamo arrivare lì, e quindi ci si unisce, come dici tu, poi quando le donne si uniscono sono dei caterpillar, per cui quando questo legame avviene è una cosa bellissima, perché veramente riesce ad arrivare dove non immagini comunque. Poi, certo, ma come ti vedono le ragazzine, le giovani, quando entrano comunque in una squadra importante come l'Inter e comunque vedono una giocatrice d'esperienza come te, quindi importante, un punto di riferimento per la squadra, con che occhi ti guardano le ragazzine? Beh, intanto spero di essere un punto di riferimento, nel senso che mi piace comunque dare una mano o far crescere queste ragazzine che penso abbiano un sacco di talento, soprattutto le ragazze che ci sono qui all'Inter, che giocano con me, o comunque anche le ragazze più giovani della primavera che ogni tanto salgono in prima squadra. Per cui mi piacerebbe trasmettergli questa passione che ho io, perché come hai detto tu, giocare fino a una certa età significa che c'è un sacco di passione, e quindi mi piace trasmettergli questo, trasmettergli i valori, come hai detto tu, che sono molto importanti e che solo lo sport secondo me ti dà, perché dei valori così importanti proprio poi sono innati dentro di te, e sono quei valori che poi ti portano al di fuori nella vita che c'è al di fuori del calcio, comunque dello sport. Per cui queste ragazzine quando arrivano le accolgo e cerco di non farle sentire in soggezione o comunque all'interno di un spogliatoio dove, sai, come hai detto tu, arrivano, vedono persone che giocano ad alti livelli e quindi magari possono sentirsi un po' in difficoltà, quindi cerco di farle sentire un po' a casa propria questo. E poi niente, ripeto, spero che diventino delle grandi calciatrici, che abbiano un futuro migliore del mio in tutti i sensi, nel senso che se si riesce appunto a cambiare questa legge o comunque a farle diventare professioniste, sarebbe veramente un qualcosa di veramente grande, ed è un qualcosa anche che per cui ho sempre lottato e spero che continuerò a farlo, perché penso che lo meritiamo, ma non solo noi, ma come donne in generale nello sport, che sia calcio, che sia pallavolo, che sia lo scherma, qualsiasi altro sport, perché di sacrifici ne facciamo tanti, soprattutto anche queste ragazze oggi si trovano in una realtà completamente diversa da quella che ho vissuto io quando ero ragazzina, dove ho fatto molti più sacrifici, però non siamo ancora ai livelli dei maschi, e quindi anche loro vanno a scuola, devono studiare, finiscono di studiare, vengono al campo, si allenano, tornano a casa. Insomma, magari c'è gente, ragazzi che non arrivano da vicino e quindi hanno anche strada da fare. È tutto completamente diverso rispetto ai maschi. Però
io spero, anzi, che arriverà questo momento e spero tantissimo che arrivi il prima possibile, che queste ragazzine, anche quelle più piccole, riescano a vivere di questo professionismo, diciamo. E a livello di allenatori, avete allenatori maschi o iniziano ad affermarsi anche delle allenatrici femminili? Per esempio, io ho scelto una carriera dirigenziale, quindi sono consigliere della Federazione Italiana Schema, quindi ho scelto una strada e ho continuato a portare avanti i colori della Polizia di Stato, prima come atleta, adesso sono responsabile dei settori giovanili, quindi ho anche l'opportunità di poter gestire e coordinare un mondo bello. Però per esempio Giovanna Trillini, che insieme a me ha vinto tantissimo, ci siamo giocate una finale olimpica ad Atene, credo dopo di me, ma insieme a me una delle più grandi atlete azzurre della scherma italiana, ha scelto di diventare maestro di schermo, un tecnico, e quindi nel nostro mondo, che dal punto di vista tecnico è prettamente maschile, si sta aprendo la strada verso le donne maestre di scherma che allenano delle atlete e che poi diventano campionesse del mondo, perché Giovanna Trillini è maestra di Alice Volpi, che 2 anni fa ha vinto il campionato del mondo e che alle prossime Olimpiadi di Tokyo, il prossimo anno, si giocherà la possibilità a livello individuale di vincere una medaglia. Ecco, quindi a che punto siete invece voi? Sì, stanno nascendo nuove figure femminili. Io ho avuto comunque bravissime allenatrici femminili, partendo da Nazarena Grilli quando ero a Monza, quindi ero più piccola. Milena Bertolini, che oggi è l'allenatrice della nazionale, io l'ho avuta quando ero a Brescia, per cui già figure femminili erano presenti. Ad oggi stanno aumentando, anche perché aumentano i posti per poter fare il corso d'allenatore per le femmine, per cui Questa situazione sta migliorando, diciamo. Anch'io sono alle prese con il corso d'allenatore, per cui chissà se in futuro riuscirò a fare l'allenatrice, magari anche delle bambine, delle ragazzine, perché penso sia il settore anche più difficile da allenare. E sono anche quelle, le ragazzine sono anche persone che vanno non solo allenate a livello calcistico, ma vanno educate, gli vanno insegnati i valori, e quindi a 360 gradi diventa difficile allenarle, ma è anche secondo me la parte più bella, diciamo, da formare. Ecco, sono persone comunque che vanno formate, quindi insegnargli, non so, a calciare piuttosto che a fare un passaggio, a fare uno stop, perché da lì poi, insomma, nascerà il loro futuro, quindi sei un pezzo importante di quella che è la loro vita. Ah, bellissimo, bellissimo, anche perché io credo che un po' la mia filosofia di vita è quella che ad ogni inizio c'è sempre una fine, ad ogni fine c'è sempre un inizio. Io, per quanto mi riguarda, nella mia carriera ho dato tantissimo tutto e ho continuato a farla fino a quando io ho deciso di farla e fino a quando il fuoco dentro di me è continuato ad ardere, ma non ho permesso agli altri di decidere quando dovevo smettere, e nel momento in cui ho preso il fioretto a chiodo ho deciso che comunque sarei voluta rimanere nel mio mondo. Mi piacerebbe tantissimo che il movimento sportivo italiano fosse più compreso dagli italiani, perché manca un po' di cultura sportiva, oltre al professionismo sportivo femminile. Insomma, gli italiani vedono un po' lo sport come la partita di calcio da vedere in televisione, oppure una cosa da fare per magari perdere peso. Lo sport è un qualcosa di più, vanno trasmessi i valori, va fatto capire che cos'è, va investito nell'impiantistica sportiva, va fatto un investimento serio, e quindi avere l'opportunità di poter lavorare con i giovani e poter vedere perché la Federazione Italiana Scherma è la federazione più vincente dello sport italiano. La scherma nei momenti importanti non tradisce mai, alle Olimpiadi c'è sempre, ai campionati del mondo lo stesso, ed è una certezza. E da dirigente federale posso dire che
il movimento funziona perché la macchina permette alle società, permette ai maestri, permette agli atleti di potersi formare. E il segreto sta secondo me in un detto che è stato coniato nella mia IESI, che però può essere traslato a tutta la Federazione Italiana Scherma: la scuola fa scuola e i campioni fanno i campioni. Io credo che la scherma sia una delle poche discipline dove il campione si allena nel proprio club e va in palestra, e io almeno l'ho fatto fino a quando non ho terminato la mia carriera. Prima di iniziare ad allenarmi con i grandi, con gli atleti più forti, più grandi, tiravo con i bambini di 8, 9, 10 anni, insomma, come se Maradona, prima di iniziare un allenamento, faceva due calci con la palla insieme al ragazzino. Ecco, e questo, come lo faccio io, lo fanno tantissimi altri, e quindi il campione, allenandosi a casa sua, permette al ragazzino di poter crescere e di potersi allenare col migliore del momento, e a sua volta, quando sarà grande, farà la stessa cosa. Molto spesso i campioni, quando finiscono, diventano maestro. Vedi Giovanna Trellini, Stefano Cerioni, che tra l'altro è stato in Russia e ha portato anche la Russia a vincere, mamma mia, mannaggia. E però ecco, questo è un po' il segreto della scherma italiana. Ci siamo allenati tantissimi anni in una palestra dove ci pioveva dentro. Le situazioni in cui ci alleniamo sono veramente a volte drammatiche, però nonostante il sacrificio, ci sono ragazzi che fanno anche un'ora di treno, due ore di macchina per allenarsi, e studiano in macchina, in treno, quindi tantissimi sacrifici per riuscire a coltivare un sogno, quello di arrivare alle Olimpiadi. Ecco, e mi piacerebbe che il mio movimento avesse ci fosse una società di scherma in ogni provincia italiana. Mi piacerebbe che il numero dei tesserati della scherma da 20.000 passi a 40.000. Mi piacerebbe un'Italia sportiva, e coltivo questo sogno, e spero, attraverso la mia federazione, di poter contribuire affinché la scherma italiana sia una scherma di ori, di valori, ma anche praticata da tantissime persone. Grazie Valentina per questa bellissima intervista, ti auguro tantissime belle cose, un in bocca al lupo per questo sport che credo sia una scoperta per me, ma mi sa che è molto bello. Guarda Roberta, allora un grandissimo in bocca al lupo per te, per la continuazione della tua carriera, per quello che sarà poi il tuo futuro. Allora ti strappo due richieste: mi piacerebbe venire, quando sarà possibile, a vedere una bella partita dell'Inter femminile, e porterò anche i miei figli. E poi, visto che ti appassiona tanto la scherma, io a calcio sono proprio la negazione completa e assoluta. Giovanna Trellini è fortissima, però lei è juventina. È veramente brava lei. Però ti sfido una volta in pedana di scherma a tirare di fiorentina. Va bene, ok. Se ti pare, magari facciamo una sfida a calcio, non lo so, però voglio qualche lezione di calcio. Va bene. Va bene. Adesso ti faccio un grandissimo in bocca al lupo e forza Inter, femmine, maschi, l'importante è che l'Inter vinca. Grazie, allora forza Inter. Ciao Roberta.